approvate del tutto la linea della Meloni e i primi provvedimenti? Quando si fa un decreto in velocità è logico che possano esserci qualche errore di scrittura, qualcosa magari che confligge con altre norme, però per fortuna c'è l'iter parlamentare. La Meloni rivendica la norma anti-rave approvata in Consiglio dei Ministri, ma i primi provvedimenti del governo sono comunque fonte di fibrillazioni. Storce il naso anche una parte della maggioranza, Forza Italia vuole emendare il testo in Parlamento. Magari valorizzare il profilo degli stupefacenti, che mi sembra quello che faccia un po' la differenza. Nessuno vuole punire le manifestazioni di piazza. Che una norma di un decreto legge è una norma scritta di urgenza che deve essere rielaborata, rivalutata dal Parlamento. Dire spaccatura della maggioranza è una sua osservazione che io con molto garbo respingo al mittente. Dire la nostra non vuol dire essere contro il governo. Qua c'è quel tema delle intercettazioni che insomma pensiamo possa essere ripensato. C'è il tema anche di colpire specificamente i rave party. Nessuno vuole colpire le feste a casa dei ragazzi. Usiamo il buon senso, un vecchio caro buon senso. È una schifezza. Io non ho mai visto un governo dopo neanche 48 ore che fa un decreto dicendo che c'è un'urgenza di fare un decreto su quella cosa, poi dire che no, a livello parlamentare potrà essere migliorata. Quella norma va semplicemente ritirata, non riscritta. Anche il reintegro dei medici Novax viene mal digerito da Forza Italia. L'innalzamento del tetto al contante suscita perplessità. Per Giorgio Mulè è un'offesa alla situazione del paese occuparsi oggi di questo. Già siete divisi su molti provvedimenti. Lo facciamo per voi, cerchiamo di articolare la nostra azione per darvi un po' di lavoro, perché altrimenti non sapreste che cosa fare e che cosa dire. Poi vedremo se nel Parlamento qualcuno avrà delle obiezioni da fare, non solo dell'opposizione ma anche della maggioranza. Siamo pronti ad ascoltarlo. La reintegro invece dei medici, lei ha espresso critiche. Non vorremmo che sembrasse un segnale di resa, non lo è. Dopodiché questi medici devono rientrare tra un mese, non è che cambia il mondo. L'importante è ribadire che i vaccini sono stati la misura decisiva per contenere l'epidemia e di farsi anche... La pensa nella stessa maniera. Non lo so, lei mi sta facendo una domanda a me. E farò la quarta dose. Perché... Il segretario Sisto stamattina ha detto che comunque qualcosa da modificare in quella norma c'è. Quale norma? Quella della rave party. Ma guardi, per carità, tutto si può migliorare con l'obiettivo, però ci vuole una norma che punisca chi organizza il festival della droga. Ritirare la norma? Ma per carità, male, no. No, ritiriamo la droga dalle strade d'Italia.